E intanto chiedo alla Polifonica di San Giovanni Battista di cominciare a prepararsi. Grazie. Intanto che voi vi posizionate, raccontiamo un po' la storia di questo coro polifonico di San Giovanni Battista di Melegnano, che pensate un po', è il complesso vocale più longevo di Melegnano. Questa corale esiste da 128 anni. Nel 1887. Inizialmente esclusivamente formato da voci virili, si specializzò nell'esecuzione di corali e mottetti a 3-4 voci, inserendosi nell'alveo della tradizione ambrosiana. Con la riforma liturgica del 1964, nell'organico sono presenti anche voci femminili. Nel frattempo il coro polifonico, divenuto coro basilicale in seguito alla proclamazione della parrocchia in Basilica nel 1992, svolge un regolare servizio liturgico domenicale, cimentandosi anche in concerti di musica sacra e profana. Da ricordare il concerto di primavera che nel 1981 questa corale presentò con la direzione, mi piace ricordarlo in questo momento, con la direzione di Antonio Donoli, che purtroppo recentemente scomparso. Vogliamo ricordare, credo che avrebbe amato una serata come questa. Dal 1995 subentrato come direttore il maestro Dante Pompelli, già titolare organista della Basilica di San Bassiano in Lodivecchio, e oltre al servizio liturgico il coro si specializza nello studio di un repertorio della tradizione rinascimentale e barocca italiana e straniera. Esecuzioni importanti sono la Deutsche Messe di Schubert e messo a primavera irlandese le sette parole di Nostro Signore. Questa sera ci presenta due brani, comincio ad introdurvi il primo. Sono due corali di Bach, John Sebastian Bach. Il primo che ci presentano è Jesus Bleibet, Gesù rimane la mia gioia, tratto dalla cantata 147, composta in occasione della festa per la visitazione della Beata Vergine Maria. Vedo che il maestro è pronto. Jesus Bleibet, Johann Sebastian Bach.